Domenica prossima metteremo insieme mondi lontanissimi, almeno in apparenza lontanissimi. La magia, la missione, Don Bosco, la malattia, l'illusionismo. Domenica prossima conosceremo un sacerdote che è anche un mago e un malato che non si arrende. E poi la grande storia nata da Don Giovanni Bosco. Ci vediamo domenica alle 9 sulla via di Damasco. Dopo 6 anni di seminario ho capito che la vita religiosa non era la mia vocazione e così mi confidai con Don Silvio e lui mi disse: guarda che non è importante avere una vocazione religiosa, è importante avere una vocazione nella vita. Se il tuo sogno è quello di far sorridere, persegui la tua vocazione. E io ho fatto così tutta la mia vita. Quando ho smesso di poter camminare, di poter muovere come facevo prima, ho pensato per molto tempo che realizzare uno spettacolo per il teatro non fosse assolutamente possibile. Ma ho capito che i sogni possono davvero diventare realtà.